eccoci all'inizio della nuova avventura. Sono quasi le 7 del mattino e sto per partire da Monco Cerreto per salire la vetta del Monte Vettore, ma questa volta dal lato sud, mai percorso. E adesso vi illustro il percorso che faremo. Qui c'è Forca di Presta, il punto di partenza, poi svolteremo sulla destra, seguiremo questa linea blu. In primo tratto si scenderà un po', poi si risale e si comincia l'ascesa verso la vetta fino ad arrivare al canale maggiore, si risalirà in parte e poi si costeggerà tutta la parte rocciosa del Monte Vettore fino all'Aia della Regina. Una volta completato il passaggio dalla placca rocciosa della Regina, si prenderà il canalino. Qui decisamente c'è un cambio di pendenza notevole e si sale verso la vetta. Siamo all'ingresso della piana di Castelluccio, che oggi si apre con questa nebbiolina sul fondo della valle, è qualcosa di fantastico, ragazzi. Ora si va in vetta passando dal lato sud del Monte Vettore, obiettivo 2004 e 70. Eccoci qua, pronti a partire, ultimi preparativi, ce ne andiamo in vetta, là in alto non si vede la vetta ma intuisce, tireremo tutta la costa, qua sulla destra, poi arriveremo al canalino e andiamo su, vai, altra giornata fantastica. Cielo terzo meraviglioso. Facciamo un tratto di strada per raggiungere l'attacco del sentiero e poi via verso questi maestosi costoni rocciosi. E stiamo salendo verso il canalino. La salita al momento è abbastanza agevole ed ecco uno dei segni che ci indica che siamo sulla buona strada, un omino di pietra, e siamo arrivati sotto i primi costoni rocciosi. La visione del vettore da questo lato per me è veramente nuova. Dovremmo arrivare tra un po' sul tratto che sale in modo un po' più deciso. Stiamo sotto le rocce. Sembra un paesaggio un po' dolomitico. Questa piramide è caratteristica perché proprio assomiglia a una piramide. Alla sinistra si può vedere un canalino che sarebbe anche percorribile passando da sinistra, ma noi puntiamo al canalino più ripido che sta oltre questo costone roccioso. E siamo al primo punto critico della nostra traversata. C'è un passaggio sul canalone, sul canale, decisamente impegnativo.
più difficile. E ora ci facciamo questo canalino per proseguire la nostra ascesa. Sarà un 55, credo, forse 60 in alcuni punti, inclinazione, per poi passare sopra quella roccia e piegare a destra verso il nostro obiettivo. Però per fortuna abbiamo trovato una buona anima che ha già fatto una traccia. Sotto la grotta delle Fate si intravede là in alto, siamo a 300 metri forse meno dall'attacco del canalino. Vediamo, siamo un po' in ritardo per tanto tempo dovuto agli errori. E ora sto progredendo verso l'attacco del canalino. Ho lasciato Danilo un po' indietro perché ha avuto un po' di problemi, non è riuscito a progredire tranquillamente, ha preso un sacco di energie e quindi è molto stanco, e a questo punto dobbiamo abbandonare l'idea di salire il canalino e andare in vetta. Molto provato, non ce la fa. Sembra morto, ma devo stare giù. Ho iniziato il rientro, sto tornando dal mio compagno Danilo. Ed ecco che siamo su un canale che penso faccia il caso nostro per iniziare la discesa. Magari buttiamo sui ramponi. Abbiamo iniziato ormai da un po' il rientro. Ed ecco che siamo sulla traccia di stamattina. Troviamo i segni di una slavina che ha cancellato le nostre pedate. Per fortuna non è venuto giù quando passavamo noi. E ormai siamo alla strada. Si conclude questa giornata sulla costa, sul costone sud del Monte Vettore. Veramente bello. Ho scoperto un luogo bellissimo,
stato veramente bello. Il mio amico Danilo è un po' tardato, ma sta arrivando.